guardate qui questo piatto, buonissimo, sembra pasta al forno, ma in realtà non è stata fatta al forno. Quindi con una melanzana e 400 g di passato di pomodoro, un piatto di fusilli con un po' di scamorza, semplice, veramente buono ed è un piatto unico e completo, c'è tutto. Dai, su, se volete vedere come l'ho fatto, venite con me così lo prepariamo. È buonissimo ed è filante, sembra proprio come se fosse stata fatta al forno. Andiamo a preparare. Allora, ecco qua, per prima cosa prendiamo questa melanzana e andiamo a lavarla, ovviamente pulirla e affettarla a cubetti. Perfetto, una volta tagliata a cubetti la mettiamo in uno scolapasta e andiamo a metterci soltanto una presa di sale. Ok, una volta che ho messo il sale, riempio d'acqua una pentola, più o meno così. Lo scolapasta con le melanzane a cubetti. In un piatto e questa pentola piena d'acqua la mettiamo sopra. Proviamo prima con un piattino. Ok, così almeno col peso tutto l'amaro, così l'amarognolo, quel retrogusto amaro della melanzana va via. Lasciamo almeno per una mezz'oretta. Prepariamo una pentola wok o una qualsiasi altra pentola con un buon giro d'olio. Trascorsa la mezz'ora andiamo a togliere, poi 20 minuti, 20 minuti, mezz'ora più o meno. Togliamo il peso, strizziamo un po' le melanzane e le cuociamo in quell'olio lì. Facciamo scaldare un po' l'olio. Ecco qua, le melanzane ben strizzata, la versiamo nell'olio. Ok, aggiungo soltanto un po' di pepe. A questo punto possiamo aggiungere il passato di pomodoro. Ok, io uso questo passato qua. Una volta messo il passato di pomodoro sono 400 grammi. Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere almeno per un quarto d'ora. Intanto mettiamo anche sull'acqua per la pasta, sta quasi per bollire. Il nostro sughetto con le melanzane è quasi pronto, mancano ancora 5 minuti. Qui invece l'acqua bolle e buttiamo i nostri fusilloni. Ecco qua i fusilloni. Perfetto. La pasta la scoleremo sempre quei 2-3 minuti prima, così almeno termineranno la cottura del nostro sughetto che ormai è pronto e spegniamo. Quando mancano solo 3 minuti per il termine della cottura proprio canonica, spegniamo e andiamo a scolare la pasta. Perfetto! Andiamo a metterla nel nostro sughetto. Aggiungiamo delle foglioline di basilico, accendiamo di nuovo e lasciamo risottare la pasta con il nostro sughetto. Così. Prepariamo un 40 g di scamorza bianca, mettiamo la scamorza, 2 cucchiai di parmigiano, ancora un po' di pepe, copriamo col coperchio, così, e spegniamo e lasciamo riposare almeno per 5-10 minuti. Ecco qui come si presenta il nostro piatto di fusilli con melanzane e scamorza. Adesso è solo da impiattare. Ok, vado solo ad impiattare. Ecco qua, vedete, sembra un piatto fatto al forno. Quindi, se vi è piaciuta questa idea, fatemi sapere con i vostri commenti e alla prossima. Buona degustazione a tutti e seguitemi sempre su Facebook, Instagram e attivate la campanella se vi iscrivete al mio canale. Anzi, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!